Per questo video ho selezionato i regali a tema infermieristica che mi sono piaciuti di più e ti faccio vedere anche quelli che ho ricevuto. Ciao, io sono Ciuffo e su questo canale pubblico trucchi e consigli per goderti il tirocinio e la vita universitaria. Allora, per questo video ho fatto tutta una selezione di oggettini carini e simpatici che possono diventare degli ottimi regali per compagni di infermieristica oppure amici che frequentano infermieristica, ma anche per infermieri. L'ultimo oggetto che ti presento oggi è quello che io considero bonus, ovvero un oggetto che considero particolarmente utile, ecco una sorpresa, e lo presento in fondo alla lista. Allora, iniziamo. Il primo prodotto che ti presento è su Amazon ed è una tazza per il caffè a forma di quei piccoli contenitori che danno per contenere le medicine in America e hanno anche un'etichetta con un riassunto della prescrizione. Questo è il prezzo, trovi il link in descrizione. Andiamo avanti col secondo oggetto. Queste sono delle penne a forma di pillole, sembrano davvero davvero carine, simpatiche. Sono su Prime, quindi è possibile acquistarle anche all'ultimo minuto perché la spedizione è rapida e hanno anche delle ottime recensioni. Avanti con un altro prodotto, sempre nella categoria penne, sempre su Amazon. Questo è un po' più crudo. Queste sono delle penne, vanno bene anche per gli studenti di medicina, a forma di ossa. Eccole, anche queste sono decisamente un regalo originale. Rimaniamo sempre nella categoria cancelleria, questi invece sono evidenziatori, qui le chiama penne ma in realtà sono evidenziatori. Hanno anche un buon prezzo perché costano 1,64 e sono tutti e 5 compresi nel prezzo. Torniamo alle penne, queste sono davvero carine. Eccole qua, guardale, le penne infermierina con variante medico o rosa. Questo prodotto invece riassume un po' tutti quelli che ho elencato in precedenza, quindi ci sono gli evidenziatori a siringa, sia piccoli che poi più grandi, ci sono le penne pillole e, simpaticissimo, ci sono i memo a forma di cerotti, quindi questo è già un regalo completo, viene 15 euro e non ci sono costi di spedizione. Prossimo prodotto, ci spostiamo completamente di settore ed eccola qui, simpatica. Questa è una penna USB in modalità infermiere, davanti e dietro, sembra un Lego, 32 giga. Un'altra opzione di USB è questa. Questa è di 8 giga invece. E c'è anche la versione femmina. Andiamo avanti, questo è un prodotto che davvero adoro. Questa è una tazza con su scritto infermiera, non possiamo curare le persone stupide ma possiamo sedarli. No, l'ho messa perché mi ha fatto ridere, mi ha fatto veramente simpatia. Ci sono tante tazze su Amazon ma per la maggior parte hanno scritte in inglese. Questa mi sembra fosse l'unica con la scritta in italiano ed è davvero simpatica e azzeccata. Adesso cambio completamente settore e passo a collane e braccialetti, ma prima volevo chiederti una cosa. Se ti sta piacendo questo video, fammelo sapere con un pollicione in su e se non l'hai già fatto, iscriviti al canale cliccando anche sulla campanella, così quando pubblico un nuovo video ti arriva una notifica e non te lo perdi. Ringrazio anche Alessandro Anfuso, che è sostenitore su Patreon. Se vuoi aiutarmi anche tu a fare questi video, in descrizione ti ho messo il link al mio profilo Patreon e puoi vedere anche che cosa offro in cambio. Ok, ammetto che questo non è veramente il campo in cui mi sento più a mio agio, quello dei gioielli in generale, però devo dire che questo lo apprezzo veramente tanto anch'io. Questo è un pendente che rappresenta la molecola della serotonina, che è uno dei neuromediatori, ed è disponibile in argento, oro e oro rosa, anche se questo non sembra tanto rosa, sembra arancione. Ecco altre immagini, viene 12,95€, ancora senza spese di spedizione. Mi sembra davvero carino. Continuiamo avanti con i gioielli, il prossimo è un cuoricino col cappello da infermiera. Eccolo qua, è alto 2 cm e 1,5 cm di lato. È un pendente che quindi può essere utilizzato sia per braccialetti che per collane. Qui il prezzo si alza decisamente, è fatto d'argento, costa 24,99€ e la spedizione è gratuita.
ha anche questo molto simpatico. Questo è un portachiavi a forma di siringa, costa 2,68 euro. Queste sono le dimensioni. E come tutti i prodotti che sto elencando, trovi il link in descrizione. Sempre nella categoria portachiavi, questo forse è ancora più carino. Confezione da tre pezzi, quindi te li inviano tutti e tre con tre colori diversi. Costa 11,99 euro ed è spedizione rapida Prime. Queste sono le dimensioni. Ancora avanti nella lista, questo sempre per gli infermieri può fare un po' di impressione a persone che sono esterne all'infermieristica, è il cuore anatomico. È chiaro che non tutti possono apprezzare una cosa del genere. Il costo è piuttosto alto, ma è giustificato dal fatto che stiamo parlando di argento. Prossimo nella lista, allora, io ho già detto che di gioielli non me ne intendo, però anche questo riconosco che è davvero molto bello. Un pendente con la forma dell'elettrocardiogramma ed è disponibile anche in versione oro e oro rosa. Costa 20 euro più 6,49 di spedizione ed è fatto di acciaio inossidabile. Un prodotto che viene considerato spesso come regalo in generale per gli infermieri è l'orologio da infermiere. Ne esistono diversi tipi su Amazon, però quello più venduto è l'orologio con il corpo in silicone, perché è morbido ed è un orologio che viene indossato così all'incontrario in modo che si possa alzarlo senza necessariamente usare le mani, semplicemente tirando sul braccio e puoi vedere l'ora. È veramente molto comodo, io in reparto lo utilizzo tantissimo. Credo che il prezzo migliore lo faccia Amazon, però questo non te l'ho messo in descrizione perché su questo canale io faccio una live ogni mese, di solito l'ultima settimana, e in ogni live seleziono una o due persone, che di solito sono le persone che si dimostrano più attive nella chat, e invio gratuitamente, quindi spese di spedizione a mio carico, questi orologi. E ne ho davvero tanti perché ho fatto un esperimento, ho provato a acquistare un lotto direttamente dalla fabbrica per vedere un po' come funziona. Quindi anziché acquistarlo ti propongo semplicemente partecipa alla prossima live e se lo vuoi è un regalo anche per te. Di solito è l'ultima settimana del mese, anzi l'ultimo lunedì del mese, ma potrebbero esserci delle variazioni dovute ai miei impegni personali. Comunque io comunico sempre la data precisa sui social. In descrizione trovi link a Facebook, Twitter e Instagram. Adesso ti presento dei regali che non trovi su Amazon e sono dei regali che ho ricevuto e che mi sono piaciuti veramente un sacco. Questo è un orologio modello cipollotto, l'ha regalato Alessia, mi piace veramente un sacco. Ci ha fatto incastonare sopra la scritta ciuffo. Utilizzo anche questo in reparto, infatti ha la presa che si aggancia al taschino ed è perfetto per questo. L'unica cosa, siccome lo utilizzo in reparto e per vedere l'ora bisogna premere un pulsante affinché si apra, lo disinfetto molto spesso. Questo invece è qualcosa di molto specifico, penso che non piaccia a tutti, però io vengo da un liceo artistico e mi è rimasta un po' questa passione. È la confezione originale di una siringa, posso immaginare dei primi del Novecento, con le istruzioni per l'uso scritte in cirillico, ed è una siringa non usa e getta ma riutilizzabile, no? Quindi deve essere bollita ogni volta che viene utilizzata per mantenere la sterilità. Ci sono quindi due misure di aghi possibili. È qualcosa che io tengo come un oggetto da collezione, piace davvero un sacco. E così non sono oggetti reperibili su Amazon, ti metto in descrizione il sito da cui Alessia li ha reperiti. Ok, siamo arrivati al regalo bonus, quello che ritengo forse il regalo più utile, meno simpatico ma decisamente più utile. Ma prima volevo dirti, io ho un altro canale oltre a questo. In questo canale pubblico video un po' più personali, ecco, lo considero il mio luogo sicuro e parlo di altri argomenti oltre a infermieristica. Se è qualcosa che pensi ti possa interessare, io ti ho messo il link in descrizione, magari vedi quello che ho già pubblicato, se ti interessa puoi iscriverti. Ed eccoci arrivati al prodotto bonus che è un ossimetro, o detto anche pulsossimetro. Questo è un device per misurare il polso e anche la saturazione di ossigeno. È un prodotto che tu troverai in reparto, in una versione un po' più grossa di questa. Il problema è che in certi reparti, dalle mie esperienze di tirocinio, i pulsossimetri sono pochi, molto spesso non funzionano, quindi sono a riparare, solo che i parametri bisogna ovviamente prenderli. Quindi come
come studenti di infermieristica in tirocinio ci si trova spesso a litigarsi i pulsossimetri per non rimanere indietro e dover poi correre. Io in tirocini, soprattutto in reparti come medicina, RSA, ho trovato gran beneficio il fatto di possedere il mio pulsossimetro personale, perché mi ha fatto risparmiare un sacco di tempo. Insomma, non dovevo importunare gli altri infermieri per chiedere: scusate, dov'è il pulsossimetro, che devo fare il mio lavoro, che sennò rimango indietro. Questo è il modello che ho provato io, mi sono trovato veramente molto bene, mi sembra anche che sia quello con le recensioni migliori, quindi è quello che ti consiglio. Insomma, l'unica cosa ti dico: se fai come me, lo utilizzi in reparto, ricordati di disinfettarlo ogni giorno. E anche questo, come di tutti i prodotti che ho citato in questo video, ti ho messo il link in descrizione. Qui a sinistra ti ho messo una playlist con alcuni video che ho selezionato appositamente per continuare a guardare, e invece qua sotto trovi un video che potrebbe interessarti, anche il mio ebook su infermieristica gratis, se vuoi dargli un'occhiata. Io sono Ciuffo, ciao!